campo, che però è una serra che fa da sola. Che cosa fa? Noi dobbiamo solo mettere l'acqua ogni 20 giorni quando è l'acqua. Infatti c'è un sensore, questo qui, che vede quando c'è troppo poca acqua qui. Quando c'è troppo poca acqua, questo qui dentro, se c'è una lucina, inizia a suonare. Allora noi da qui mettiamo l'acqua. Qui dentro c'è l'acquino, questo qui, che è come il cervello, controlla tutta la zona. Poi, quando il terreno è troppo asciutto, c'è questo sensore qui, che fa attivare la lucetta, suona, e questi qua partono, iniziano a cucciolare così il terreno si cambia. Questo invece è un fotoresistore, serve per vedere quando c'è troppo luce. Quando c'è troppo poco luce, si accende la lampada. Questo è il display che segna l'umidità del terreno, ad esempio adesso è al 68%, e ci sono queste rotole che quando fa troppo caldo si attivano e fanno vedere le piante. E ci sono molti campi per far funzionare la serra. E si possono coltivare molte piante, non si possono coltivare tutte perché senza di luce è difficile coltivare certe piante. Sono di parametri diversi, quindi ogni volta che si aggiunge una pianta diversa bisogna cambiare qualche cosa o aggiungere qualche altro sensore. Per esempio noi abbiamo costruito anche un piccolo robot con Lego che ha un sensore sul viso, infatti se gli facciamo vedere una foglia lui lo analizza e dice è una foglia, oppure lo fa con tubi, con display e con tutto quello che vuole.